me spetta l'onore di aprire questa giornata e ringrazio i colleghi e soprattutto gli ospiti. Siamo nei primissimi giorni del nostro decimo anno di attività e quindi possiamo considerare già questa occasione per fare un punto su un tema centrale della strategia aziendale come una riflessione specifica, dedicata. Riteniamo giusto fare il punto su questa rilevanza e sull'evoluzione del tema formativo all'interno della nostra azienda e delle altre aziende che si sono date disponibili ad essere presenti a questa iniziativa. Air Academy certifica il percorso importante e strutturato che il gruppo ERA ha fatto in questi anni nel campo della formazione e dello sviluppo professionale. Innovazione, formazione continua, rapporto con il territorio e con le sue istituzioni universitarie sono le parole chiave che hanno permeato la nostra attività. Il progetto Air Academy si basa su tre parole chiave che sono innovazione, responsabilità e realismo. Realismo in quanto è un'iniziativa aperta e flessibile. Su questa base si è tenuto il convegno di presentazione del progetto dal titolo Beni privati, beni pubblici, beni sociali, che lancia questa iniziativa come forum di riflessione e discussione soprattutto incentrato sui temi dell'innovazione e del capitale umano. Air Academy è il primo modello di corporate university operante nel panorama italiano delle multi-utility. Non è certo un exploit, ma il frutto di un intenso lavoro svolto nel corso degli anni. Esemplificativi sono alcuni numeri. Ogni anno il gruppo ERA eroga circa 23 ore medie di formazione pro capite. Circa il 95% della popolazione aziendale è coinvolta in almeno un'iniziativa di formazione. Proprio da questi e tanti altri standard prende origine il progetto Air Academy. Un progetto aperto, non autoreferenziale, quindi che guarda sia le tematiche di business applicativo che le tematiche di connessione con il mondo universitario. In prospettiva europea è uno dei temi, secondo me, più importanti. Il primo passo di Air Academy è stato quello di affidare una ricerca a un importante centro universitario. È stato individuato il CRISP, che è il centro di ricerca interuniversitario sui servizi di pubblica utilità, al quale abbiamo chiesto innanzitutto di valutare l'attività formativa di ERA. Si è visto che la formazione svolta dal gruppo ERA è in linea con le best practice dei migliori gruppi operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità. Competenze tecniche vengono dal passato, innovazione e cultura del mercato e della competizione e cultura della sostenibilità come fattore di crescita e come vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende ha creato, secondo me, un modello di conoscenze, di saperi, di comportamenti, dico io, assolutamente originale, abbastanza unico nel panorama dei servizi pubblici locali delle aziende che operano in questo settore, che merita sicuramente di avere, attraverso la costituzione della Corporate University, un percorso di confronto, di ricerca, di sviluppo, di approfondimento.